Cartelloni, avvisi, adesivi sui piatti degli ombrelloni e posacenere all'ingresso delle spiagge libere. Al via d'Alba Adriatica all'ordinanza che vieta di fumare in spiaggia. Il provvedimento, figlio di una recente ordinanza, è entrato in vigore da oggi, 1 luglio, su tutta la riviera albense. In sostanza, la spiaggia d'Argento è l'unica a livello regionale ad essersi allineata alle località che hanno adottato questo tipo di provvedimento, nel segno del rispetto dell'ambiente per fronteggiare, tra le altre cose, l'abbandono di cicche di sigarette. Siamo partiti, abbiamo fatto in modo di attrezzare, per quello che ci riguarda, le zone relative alle spiagge libere. Abbiamo posizionato già a fine settimana scorsa 22 posacenere, perché è giusto che chi si arriva in spiaggia con la sigaretta in bocca legge il cartello divieto di fumo in spiaggia, è giusto che trovi comunque un servizio per poter buttare la cicca di sigarette. Riteniamo che questa scelta sia una scelta importante, civile, soprattutto alla luce di ricerche scientifiche che ci dicono che il mozzicone di sigaretta paradossalmente è molto più grave a livello di inquinamento della plastica, perché entra nella catena alimentare e crea danni irreparabili. Positivamente, perché essendo la spiaggia di Alba Adriatica una spiaggia praticamente vocata per le famiglie, quindi dove ci sono molti bambini, il fatto di non fumare nelle vicinanze appunto dei bambini per noi è importante, come comunque per la gente che appunto ha le famiglie, ha i bambini. E poi noi ci stiamo attrezzando comunque per dare un servizio ai nostri turisti, di creare delle piccole aree vocate dove ci saranno i posacenere, dove saranno comunque anche assistite dal personale, dove appunto l'accanito fumatore potrà comunque fumare senza arrecare nessun tipo di danno a altre persone. Secondo me è un'ottima soluzione per i bambini, specialmente il pericolo che può esserci nella vostra bosco, nella vostra foresta che c'è qua, è il pericolo del incendio, il pericolo anche di pericolo insomma in generale. Anche perché l'altro giorno ho visto in diretta uno che ha buttato la sigaretta dentro a un cestino delle immondizie, era anche pericoloso insomma.